Facciamo un'ecografia, bene? Covid-19 è una malattia nuova, ma giorno dopo giorno i medici sul campo imparano a conoscerla meglio e affinano le armi per curarla. Siamo entrati nella terapia intensiva dell'ospedale di Mantova, all'avanguardia nella cura delle polmoniti da coronavirus. Qui si adotta ogni strategia possibile, come la pronosupinazione. I pazienti a pancia in giù respirano meglio. E diversi farmaci sperimentali, antivirali, interleuchina, clorochina, fino all'eparina, un anticoagulante che ha suscitato un entusiasmo forse eccessivo. L'eparina l'abbiamo utilizzata ad alte dosi da subito. Abbiamo visto che molti pazienti sviluppano embolia polmonare nonostante l'uso di eparina ad alte dosi. Quindi l'eparina non è protettiva, serve a prevenire parte delle embolie polmonari, ma ci sono alcune situazioni in cui le alte dosi di eparina non sono sufficienti. Un'altra speranza contro il Covid è racchiusa qui, in questa sacca di colore giallo. È il plasma, cioè la parte liquida del sangue. Proviene da persone guarite dal Covid-19. Il paziente guarito può mettersi a disposizione per donare il plasma. È un plasma iperimmune, cioè ricco di anticorpi specifici diretti contro il coronavirus. Gli anticorpi sono le truppe armate che l'organismo fabbrica per combattere l'infezione. Chi ha già vinto la sua battaglia può rifornire di munizioni chi ancora sta lottando. L'aspetto fondamentale è quello del controllo degli anticorpi neutralizzanti. Su 100 potenziali donatori non più di 20 sono idonei con anticorpi neutralizzanti sufficienti per la donazione di plasma. L'ospedale di Mantova, insieme al San Matteo di Pavia, è pioniere di questa sperimentazione. Il plasma raccolto viene purificato e diventa un vero e proprio farmaco, pronto per essere infuso in pazienti affetti da Covid con insufficienza respiratoria acuta. Buongiorno, il nostro paziente è arrivato stamattina con un quadro di distresse respiratorio acuto. Da ieri è peggiorato in modo significativo, è crollata l'ossigenazione nel sangue, è stato pertanto trasferito presso la nostra terapia intensiva ed ha iniziato quella che noi chiamiamo ventilazione meccanica non invasiva. Oggi facciamo la prima somministrazione di plasma iperimmune. All'ospedale di Mantova già 22 pazienti gravi hanno ricevuto infusioni di plasma. Tutti sono migliorati e alcuni già guariti. Il plasma ci ha dato dei risultati sorprendenti, i miglioramenti sono immediati e quando dico immediati dico nel giro di poche ore. Pazienti che normalmente noi facevamo fatica a svezzare dalla ventilazione meccanica, dopo aver infuso il plasma riusciamo a svezzarli. I pazienti che erano intubati riusciamo a estubarli. La durata media del ricovero nella nostra terapia intensiva, che normalmente era di 16 giorni, adesso si è ridotta a 5-6 giorni. È stata curata così anche una donna incinta alla 24esima settimana, ricoverata in terapia intensiva per Covid. Come andiamo oggi? Oggi decisamente meglio. La febbre? La febbre è da ieri che non c'è più, non è più comparsa. Quindi dopo la seconda sacca di plasma è scomparsa anche la febbre? Immediatamente. Il respiro? Decisamente meglio. Molto bene. Anche la piccola nella pancia sta bene. Si chiamerà Vittoria. Niente, Pamela, direi che il tuo polmone si è proprio normalizzato. Anche se le evidenze sono ancora preliminari, gli anticorpi del plasma sembrano un farmaco potente. Nelle precedenti epidemie da coronavirus è stato utilizzato il plasma convalescente. Ci sono numerosi studi che dimostrano l'efficacia. È l'unica terapia specifica contro il coronavirus attualmente in nostro possesso. È una terapia che è un peccato non utilizzare, ma quando dico un peccato intendo dire un peccato mortale e non un peccato veniale. È una terapia che va implementata, è una terapia con pochissime complicanze. Non abbiamo osservato alcun effetto collaterale. Il trattamento però ha un limite. La limitante principale è avere il donatore guarito. Se qui in Lombardia cominciamo ad avere un numero consistente di pazienti guariti che possono dare plasma, in altre regioni non è così. Per sensibilizzare alla donazione di plasma è scesa in campo anche l'Avis. Avis è stata fondamentale, grazie alla campagna Giallo Plasma, e lo sarà nei prossimi anni anche, per la promozione della donazione di plasma. Proprio per questo Avis ha inviato a tutti i nostri donatori una mail per sensibilizzarli a partecipare a questo progetto. Quando un paziente ti scrive che gli è stato infuso un plasma miracoloso, penso che sia la gioia più grande che si possa provare, mi viene ancora la pelle d'oca. Quando vedo una mamma che dice grazie dottore, lei sarà il padrino della mia bambina che chiamerò Vittoria, penso che sarà una vittoria per l'umanità, penso che questa sia una grandissima soddisfazione per chi ci ha lavorato al protocollo e per poterci permettere di avere quest'arma per i nostri pazienti. Siamo dispostissimi appunto ad aiutare tutti i centri che vorranno attuare questo tipo di metodica.